L'ultima ordinanza, firmata dal presidente De Luca, ha fermato la movida notturna in Campania. Abbiamo ascoltato i titolari di bar e locali della zona porto di Torre del Greco, frequentata dai giovani ogni sera. Dalle loro parole emerge tranquillità circa le nuove disposizioni e fiducia nel comportamento responsabile dei clienti. Ieri il presidente della regione Campania ha firmato un'ordinanza con cui ferma la movida notturna in tutta la regione. Come cambierà per voi il lavoro serale? Il lavoro serale innanzitutto alle 22 stop alcolici al banco e anche da sporto. Per il resto cerchiamo di cavarcela nel migliore dei modi, ce la faremo. E secondo lei cambieranno le abitudini, soprattutto i giovani che vengono in questo posto la sera? Credo di sì, sarà un po' dura. Tutti i ragazzi preferiscono bere qualcosa la sera. Tutto cambia, cioè ci ferma totalmente. Sono tanti i giovani che vengono la sera? Ma no, perché qua ancora si mantengono ancora a rispettare le regole, perché capiscono che siamo ancora in pericolo e allora quindi me ne accorgo, perché anche tra di loro prima si scambiavano anche i bicchieri, ma invece si tengono proprio, innanzitutto vogliono tutti monouso, quella è la prima cosa. Vedo che anche tra di loro c'è mantengono delle regole. Non tutti, ma la maggior parte sì. Sicuramente cambierà qualcosa per il numero di clienti che possiamo ospitare. Chiaramente c'è la limitazione di 6 persone per tavolo, il distanziamento fra tavolo e tavolo, quindi non potremo prendere prenotazioni di gruppi superiori a 6 persone. Oppure dovremo prenderle, però poi dovremo fare tavoli distanziati tra di loro. Quindi sostanzialmente diminuisce il numero di coperti che possiamo eventualmente ospitare. I giovani in zona la sera rispettano le varie norme anticontagio? Allora, coloro che vengono da noi siamo molto attenti a fargli rispettare la mascherina prima di entrare, il gel per disinfettarsi le mani, misuriamo la temperatura, registriamo nominativi con i documenti, cerchiamo di rispettare le regole imposte. Chiaramente qualche ragazzo si dimentica la mascherina, abbiamo acquistato anche le mascherine per fornire ai clienti, cerchiamo di tamponare eventualmente qualche ragazzo che non è attrezzato per rispettare le regole. Quindi per lei è giusta questa ordinanza, non è eccessivamente drastica? Non siamo esperti di Covid, quindi noi dobbiamo rispettare le regole perché ci vengono in qualche maniera imposte. Poi sperando che questa cosa, man mano che si va avanti, diminuisca, esca il vaccino, insomma tutte queste cose che già diciamo normalmente. Ieri il presidente De Luca ha firmato un'ordinanza che ferma la movida notturna in Campania. A voi cambierà qualcosa? No, non cambia nulla, però vorrei solo sapere perché fino alle 10 di sera ai locali che chiudono tardi, perché purtroppo oggi la movida è così. Cioè, solo pertanto vorrei sapere come funziona gli orari per bene e poi soprattutto perché solo è iniziato con i bar e non altri locali. Invece, alcuni residenti si sono dichiarati preoccupati riguardo la movida notturna. Ai nostri microfoni hanno denunciato comportamenti irresponsabili dei giovani che frequentano la zona ed espresso forte timore per le conseguenze sulla situazione epidemiologica. Lei è residente in zona? Sì. Com'è la sera qui con la movida e i ragazzi? È movimentato. Secondo lei rispettano le varie norme? Non rispetto niente, perché senza mascherine si riesce non può finire a giorno. Quindi pensa sia giusta l'ordinanza che ferma la movida? Penso proprio sì, perché se no ci fini un'altra volta ancora peggio. E secondo lei bisognerebbe arrivare addirittura alla chiusura di tutto? Se non ci inguagliamo tutti quanto. Se non vengono probabilmente serve, penso che si vogliono e qua ci inguagliano tutti quanto una volta. Noi della zona, del quartiere, cerchiamo di mantenerci nel miglior modo possibile le mascherine, le distanze, tutte queste cose qua, ma purtroppo la notte, la morire questi giovani, purtroppo i locali sono handicappati anche da queste cose qua, un bel momento, che cosa devono fare? Dovrebbe intervenire un poco le ordinanze, polizia e roba per farle capire a questi giovani, ma purtroppo non lo vogliono capire e ne pagheremo noi le conseguenze con noi anziani a casa, perché un ragazzo che viene a casa, che prende queste cose qua, ci inventa noi che siamo gente anziana, ci abbiamo delle cose che non siamo bene, purtroppo si dovrebbe fare qualcosa di,
di nuovo, purtroppo non possiamo dire De Luca è uno sceriffo, è un controllo, ma purtroppo è la situazione che è grave, ci dobbiamo rassegnare, specialmente noi anziani dobbiamo inculcare ai giovani queste cose, ma purtroppo i giovani sono fatti così.